Durante la notte dell'11 maggio è stata varata la nona delle 11 campate che compongono complessivamente il nuovo viadotto di accesso alle aree portuali. La campata numero 9 ha un peso complessivo di 260 tonnellate circa ed è lunga 48 metri. Durante la notte è stata movimentata dalla posizione originaria in cui è stata preassemblata a terra per circa 80 metri, scavalcando la linea Genova Ventimiglia, la viabilità ordinaria via Pra e il viadotto esistente, fino alla posizione definitiva, cioè in cui appoggia sulla pila numero 3 e la pila numero 2. La pila numero 3 è quella interclusa tra i binari della Genova Ventimiglia e del parco ferroviario, e la pila numero 2 invece si trova adiacente a via Pra lato monte. L'avanzamento dei lavori ha raggiunto il 65%, il cronoprogramma prevede nei prossimi giorni l'avvio delle attività di demolizione delle strutture del viadotto esistente sul lato monte, quindi adiacenti al casello autostradale di Genova Pra. Nel mentre, l'accesso al terminal portuale sarà sempre garantito da una porzione del viadotto esistente e dalla rampa provvisoria messa in esercizio ormai da 2 settimane.